Siamo qui per presentare gli ultimi due volumi della collana dell'Istituto Ferruccio Parri, una collana che con questi volumi arriva a 4 pubblicazioni. Le prime due sono state il libro del direttore scientifico Filippo Focardi, Nei cantieri della memoria, e gli altri, un convegno per l'80° anniversario delle leggi razziali. Questi due libri sono due libri diversi, perché il primo è un libro che noi pubblichiamo con molto piacere per diritto di stampa, cioè Alessandro Sant'Agata ha vinto la prima edizione del premio Claudio Pavone, e lo statuto del premio prevede che l'opera vincitrice venga pubblicata ancora dall'istituto nella sua collana. L'opera di Alessandro Sant'Agata è intitolata Una violenza tra virgolette incolpevole, retoriche e pratiche dei cattolici nella resistenza veneta. L'altro libro raccoglie un ciclo di seminari che Nicola Lavanca aveva progettato su Ferruccio Parri, quattro seminari che in diverse parti d'Italia, l'ultimo l'abbiamo fatto in una sede istituzionale al Senato, dedicate a quello di cui, che è il nostro fondatore e di cui orgogliosamente portiamo finalmente il nome. Voi sapete che l'istituto nostro si chiamava prima Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, con l'ultimo modifica di statuto ha assunto la denominazione di Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Il volume riporta i contributi, non so se tutti o più significativi, tutti i contributi di questi quattro seminari. Sono quindi, uno è un volume collettaneo, l'altro è il volume di un giovane ricercatore, diversi, ma che ambedue corrispondono alle linee di ricerca dell'Istituto Parri, perché il libro su Parri indaga su uno dei padri della patria dell'Italia repubblicana e, come sapete, parte la nostra appunto discendenza diretta dalle iniziative di Ferruccio Parri, ormai la maggior parte degli istituti hanno aggiunto dell'età contemporanea alla resistenza. L'altro è un volume che entra più all'interno di quella che è un tradizionale filone di studi degli istituti, la resistenza, ma vi entra con un argomento e una prospettiva fino alla propria. Io direi così, dato che i tempi sono molto ristretti, alle 8 dobbiamo chiudere, darei prima la parola a Nicola Lavanca perché ci illustri non tanto i motivi che sono ovvi per cui abbiamo deciso di dedicare a Ferruccio Parri 4 seminari ora a questo volume, quanto le risultanze di questo volume e anche quanto dopo questo volume c'è ancora da fare per poter indagare e approfondire l'opera di Ferruccio Parri. Direi 15-20 minuti di intervento, poi darò la parola ad Alessandro Sant'Agata e poi, se ci sarà spazio per qualche domanda da parte vostra, ne sarò contento. Prego. Grazie. Ovviamente personalmente io sono contrario a questo tipo di presentazioni e di autopresentazioni, questo deve essere detto subito, perché però l'occasione c'era, Book City esisteva e esiste e ci permette di incontrarsi in un orario non troppo felice, ma insomma ci siamo per far vedere anche, credo, che questo istituto lavora in due direzioni diverse, promuovendo la ricerca più innovativa, più giovane, e anche cercando di
mettere qualche punto su mettere qualche punto sulla, sulle conoscenze storiche, fare la sintesi e andare avanti. Su Ferruccio Parri questo istituto doveva dire qualcosa, assumendo il nome pochi anni fa, l'istituto al momento non aveva pensato un'azione culturale intorno a Parri, questo dobbiamo riconoscere. Però la sensibilità c'era, la disponibilità c'era, e infatti appena è stato proposto di organizzare una serie di seminari che facessero il punto degli studi, vedessero dove si poteva andare per conoscere meglio questa figura, l'adesione è stata immediata e noi abbiamo potuto lavorare per 2 anni a scadenza semestrale, ogni semestre facevamo un seminario in una città diversa, indagando prospettive e momenti diversificati della lunga vita politica di Ferruccio. Io sono convinto che se in Italia purtroppo non esiste fisicamente un Pantheon della Repubblica, cioè un luogo dove le glorie della Repubblica stanno, non che ci debba essere, ma sarebbe utile in momenti in cui si perde di vista la rilevanza della democrazia e della Repubblica. E se ci fosse questo Pantheon, credo che Ferruccio Parri dovrebbe stare là. Dovrebbe stare là, anche se per molti versi molti italiani non conoscono abbastanza, non ricordano abbastanza, forse non sanno abbastanza chi è stato Ferruccio Parri e cosa ha fatto nella sua lunga vita politica. Insisto su questa lunga vita politica, perché se si pensa altri grandi personaggi politici nazionali, nelle varie culture politiche che hanno attuato questo paese, hanno avuto una vita politica molto più breve. Parri invece è stato pubblico a sua volta, a seconda degli anni, a seconda dei gradi, diciamo già da giovanissimo, poi uno dei più valorosi ufficiali della prima guerra mondiale, poi sotto il fascismo, poi nella resistenza antifascista e poi vedremo più avanti la Repubblica, fino a quando è scomparso nel 1981. Ecco, pochi da Togliatti a De Gasperi, che certamente hanno avuto un peso effettuale maggiore, però non hanno avuto questa lunga vita politica. E in questa lunga vita politica Ferruccio Parri ha sempre mantenuto uno stile, una presenza, un taglio critico, una postura laica e un fermo antifascismo. Così fermo che molti altri politici così non sono stati. Ferruccio Parri, la sua maggiore sfortuna, direi, politica, è stata quella di non essere mai entrato, di non aver mai voluto entrare in grandi partiti politici di massa nell'Italia del Novecento. Ovviamente non è stato fascista, ma non è stato neanche comunista, non è stato democristiano, e questo sicuramente ha nuociuto alla conoscenza della sua opera. Però se noi rintracciamo il filo di questa presenza, nelle sue varie tappe di questa lunga vita politica troviamo una serie di insegnamenti che sono attualissimi anche per la vita politica attuale. Questo non interessa lo storico, non interessa a me in particolare, non sono una progetta di nessuna figura politica, ma è interessante vedere come molti dei temi attuali trovano in molte delle pagine di Parri grandi anche insegnamenti. Ma questo lo lascio ad altri. Cosa sapevamo di Ferruccio Parri prima di questi studi? Questo mi chiedeva stasera Paolo. A lungo tempo noi non abbiamo avuto biografie adeguate alla figura di Parri. Ricordiamo lo scritto di Agnese, ricordiamo lo scritto successivo di un giovane storico che ci aveva fatto la tesi di dottorato, tutti i meriti, ma anche con tutte le caratteri acerbi di questi lavori iniziali, cioè Luca Polese Maggio. E poi abbiamo altri
schizzi biografici, ma non ampie, solide, scientifiche biografie. E anche quella di Adiasi, diciamo così, era una testimonianza di affetto, prima ancora una seria biografia scientifica. Quindi c'era ampio spazio per lavorare. Gli amici di Bagna hanno sempre sostenuto la costanza del suo pensiero, cosa che nemmeno padre in realtà diceva, perché aveva senso critico molto odio, ma anche autocritico. Contro questa interpretazione, possiamo dire, continuista, Luca Polese Remaggi, nell'ambito di una asperrima polemica politica sull'azionismo degli anni 90, è chiaro che fece il suo studio contro questo, e la sua tesi di dottorato, quella tesi del suo volume, è quella di un'aspra discontinuità, di una vita piena di svolte, anche secondo Polese Remaggi a 180 gradi. Noi siamo partiti dal lavoro di Polese Remaggi, perché credo che il lavoro scientifico non debba privilegiare tesi preostituite, e infatti il suo lavoro è il primo, fu il primo nel primo seminario ed è il primo di questo volume, dopo l'introduzione. Riconosciamo a Polese Remaggi questa interpretazione, certo non vogliamo cancellarla dalla storia, ognuno la pensa come crede nel dibattito scientifico, ma direi, a parte lui, tutti gli altri contributori di questo volume sostengono invece che ci sono forti elementi di ottimità e, ripeto, forti elementi di modernità e anche di attualità del suo pensiero e della sua azione. Molti insistono sul carattere critico di Ferruccio Bari. La critica nel senso di azione, come dire, preparatoria di una scelta e di un'azione, la critica dello stato di cose esistenti. Ed egli fu critico sin dall'inizio, giovanissimo, era critico dell'Italia fiorentina, che è vero è stato il momento più avanzato del liberalismo, ma aveva soprattutto negli anni finali una serie di problemi che da giovane non nazionalista, come è stato sostenuto, intravedeva bene. Quindi critico del fiorentismo. In guerra c'è poco tempo da criticare, in guerra bisogna combattere e vincere. Critico dello stato di cose presenti, la rivista Italia Contemporanea ha pubblicato pochi anni fa uno scritto inedito di Bari in cui egli, nell'immediato dopoguerra, disegnava una costituzione per l'Italia liberata, una funzione avanzata. All'interno del movimento combattentista democratico, egli disegnava una Costituzione che superava il liberalismo. E poi critico ovviamente del fascismo, ma consapevole anche per i suoi studi e la sua pratica di lavoro di cosa aveva significato la crisi internazionale del 1929, come aveva spostato il baricentro dei rapporti tra Stato e società civile, insomma un antifascismo meditato. Critico anche nella Resistenza, la discussione ferma e forte che lui ebbe con Longo, rappresentante del Partito Comunista dentro il CLNA, e la si trova già raccontata nel primo libro di storia della Resistenza, vero, che è quello di Roberto Battaglia nel 1953, a pochi anni, da quando questa acerba discussione è stata fatta. Ma insieme a questa fermezza parli aveva ben chiaro che, come la prima guerra mondiale da combattente, da ufficiale, da capo di uomo, così nella seconda guerra mondiale non si poteva vincere se non con un'unità d'azione. E quindi, dopo aver discusso con loro, ebbe, strinse un sostanziale patto di ferro che sarebbe poi sopravvissuto anche alla guerra e alla fine delle ostilità. Critico del sistema democristiano, un laico come Pagli, anche se fermamente occidentale, anche se fermamente volendo l'Italia ancorata nell'Occidente, però non gli mancava la capacità di vedere i problemi del regime democristiano, del centrismo democristiano, e il ruolo di Pagli e dei suoi nel 1953 nel far fallire la cosiddetta legge truffa è fondamentale.
critico anche del centro-sinistra, che certo lui aveva auspicato da tempo, ma dopo pochi mesi, dopo pochi anni, vide le insufficienze del riformismo degli anni 60 e quindi si attrezzò fino alla sua ultima grande esperienza politica, che fu quella della sinistra indipendente, dove si vide di nuovo che anche nell'immagine di Parri, anche le minoranze illuminate, se non hanno un'ampia base di massa, al tempo nel Novecento, al tempo dei grandi partiti di massa, non vanno da nessuna parte. Tutto ciò, questa lunga esperienza politica, anche variata, variegata, condotta al tempo sotto la bandiera della critica. Ecco, gli autori che sono Carlo Greppi, Chiara Colombini, Davide Grippa, Jacopo Perazzoli, Gilda Zazzara, Paolo Sorbo, Gianluca Scrò, Gian Battista Cirè, Filippo Focatti, ognuno segue una parte, un percorso, un tratto di questo lungo cammino e lo approfondisce in maniera molto importante. Già si era parlato di Parri in altri testi del ruolo importante che aveva avuto nella fondazione del 1949 dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione d'Italia, l'istituto tutore della memoria della resistenza nella Repubblica, e quindi questi contributi ospitati da questo volume, come dire, senza dimenticare l'utile contributo di Polese Remaggi, no? Del sottolineare la diversità dei momenti dei percorsi, però riportano la barra dell'interpretazione storiografica sulla continuità, cioè gli eventi di continuità, senza l'ideologia degli amici, agli amianti, senza l'affetto che è naturale, diciamo, ma su profonde basi documentali. Li segnalo tutti, ma segnalo in particolare il lavoro di Davide Grippa, che è l'unico che si è immerso nelle centinaia di buste dell'archivio Parri che stanno all'archivio centrale dello Stato, e qui a Milano ce ne sono altre, non altrettante ma non tanto meno numerose. Io credo che una biografia di Parri non si potrà fare se non avendo visto queste centinaia di buste, circa 300, almeno queste, che poi sono tutte le carte intorno. Io credo che da qui a quando questa biografia sarà redatta, e mi auguro che l'Istituto possa favorirla, credo che noi dovremo continuare a lavorare su Parri. Un magistrato in questa città è un momento molto delicato, resistere. No? Qui io credo dobbiamo dire molto più delicatamente studiare, perché ce n'è tanto da fare. E se riuscissimo a studiare con borse di studio, con altri seminari, insomma, tenere un cantiere aperto su questa figura, diamo un contributo storiografico anche all'interpretazione della Repubblica nel suo complesso, allargando le maglie dallo scontro tra i grandi titani, tra le due grandi chiese, che certo furono rilevanti e decisive nella storia della Repubblica, non furono le uniche, e diciamo dentro di loro, sinistra indipendente, contro di loro, Unità Popolare del 53, e in genere la storia repubblica molto meno bipolare di quanto si sia pensata. Quindi uno studio di Ferruccio Parri non solo è necessario per l'istituto del Porta al suo nome, e mi auguro che nei prossimi anni, nei prossimi triennio, potremmo fare altre iniziative mirate su questo, cercando anche degli sponsor che possano aiutare a riconoscersi in questa figura e nel, ripeto, cantiere aperto che noi abbiamo voluto dare a questo, nel carattere di cantiere aperto noi abbiamo voluto dare a questo volume, che non ha delle tesi ideologiche, non è per Parri o contro Parri. Rileggiamo Parri da una prospettiva nuova, su fonti nuove, e interveniamo nel dibattito storiografico. Grazie. Grazie Nicola per questa necessariamente sintetica
presentazione di un libro che è molto complesso, come risulta chiaro anche dall'elenco dei contributori, ma ci sarà modo, credo, di ritornarci sopra con maggior tranquillità e con più tempo. Il secondo volume, come dicevo, tratta un tema resistenziale, ma un tema abbastanza poco considerato. Come i cattolici hanno affrontato la tematica della violenza all'interno della resistenza. Non è che non ci fossero studi su questo, ma erano molto concentrati sul magistero della Chiesa e sulla discussione se una violenza come quella resistenziale fosse legittima o meno. Il merito di Sant'Agata è quello di aver spostato l'attenzione dal magistero della Chiesa ai combattenti, ai cattolici che la resistenza l'hanno fatta, prendendo che sta di regionale quello del Veneto, che ovviamente, come tutti sappiamo, è molto significativo per la presenza dei cattolici. Il libro parla di retoriche e di pratiche, perché le retoriche sono quelle relative al dibattito che trae spunto dalla religione sull'appunto legittimità della violenza. Ma le pratiche hanno qualcosa che va al di là della teoria, non solo nella non sempre rispondenza della pratica alla retorica, ma nel fatto che un problema molto concreto dei partigiani cattolici era quello di differenziarsi dalle altre componenti della resistenza, in particolare dei comunisti, pensando già a una possibile egemonia dopo la guerra. E quindi la loro posizione non era soltanto il frutto di travagli interiori, peraltro reali e che nessuno sottolinea, ma era anche il prodotto di una sensibilità politica, di un'attenzione politica a quello che sarebbe successo dopo. Quanto poi il modo di concepire la resistenza e la prassi resistenziale dei cattolici attuasse in effetti quella teoria della violenza incolpevole, cioè della violenza alla quale si accede solo quando non se ne può fare a meno, di una violenza che tende a tenere presente la sicurezza delle popolazioni e quindi evitare gesti che possano poi provocare grandi reazioni da parte tedesca, una violenza che tende più al controllo del territorio che appunto agli assalti alle persone, è un tutt'altro discorso. E quindi su questo magari chiedo ad Alessandro Sant'Agata di volerci dire qualcosa, sintetizzando anche tu in 15 minuti il senso del libro, che è molto complesso perché appunto si muove tra questi piani diversi. Prego. Grazie mille Paolo, grazie mille della possibilità di essere qui a parlare di questo libro. Chiaramente sono molto contento di farlo in questa sede, proprio ricordato anche l'opportunità che mi è stata data grazie al premio Pavone di arrivare alla pubblicazione, e sono grato di essere stato parte di questa opportunità. Solo anche una battuta solo per dire, anche ascoltando prima sul quadro, l'importanza di quello che si libri in fondo sono diversi, ma qualcosa, le storie non sono mai così distanti. Quando ho fatto il mio primo lavoro sulla Urbano Medialista della Sinistra Indipendente, di Daniela Lavallo, insomma, ecco qua è una figura che ho incontrato spesso, diciamo, un messaggio di Gian Battista Scirelli, insomma, queste cose le studiate anche bene. Allora, veniamo al libro di oggi. Innanzitutto, come dico sempre quando mi capita di parlare appunto di questo lavoro, come si capisce già dal mio accento, il Veneto è il caso di studio che io ho, diciamo, affrontato appunto dall'esterno, volutamente dall'esterno, e cercare in qualche modo, da una parte, di prendere sul serio, diciamo, al massimo di quello che ho potuto, anche lavorando molto sulla bibliografia e confrontandomi con studiosi locali molto seri, da Livio Mazzetto a Santopelli, ma cercando appunto di interrogare, in questo caso regionale, con domande di più lungo
corso con domande, diciamo, che mi permettessero sostanzialmente di utilizzarlo effettivamente come un case study. Mi fa piacere anche ricordare, visto che sono qui, che ho cominciato a ragionare di questi temi quando ero studente a Pisa, e forse Paolo ricorderà un esame su Ermanno Guerrieri che avevamo fatto, concordato insieme sulla Repubblica di Montefiorino, ed era, insomma, sono, diciamo, lì anche le radici peraltro familiari, insomma, da cui ho cominciato a ragionare su questo tipo di temi, rendendomi conto però naturalmente che se volevo provare a fare un ragionamento complesso, dovevo comunque ancorarlo il più nella maniera più solida possibile a un contesto, pena, diciamo, quella di non cogliere quello che giustamente sottolineava Paolo, cioè la distanza tra le retoriche e le pratiche, e cioè i punti di congiunzione e le distanze, che è un po' quello che cerco di fare vedere. In una battuta potrei per esempio dirvi, se prendiamo in considerazione il caso dei gap, dei gappisti cattolici romani, io l'ho fatto andando per esempio a vedere appunto qual è il contenuto teorico che viene lavorato in quella sede, determinate teorie, determinate teologie della guerra giusta vengono utilizzate per teorizzare esattamente il contrario di quella invece violenza controllata, legittima, solo incolpevole, solo se difensiva, che invece ho riscontrato lavorando per esempio su formazioni come la Guido Neri, attiva in pianura nel contesto padovano, che prendeva non casualmente il nome della figura di Guido Neri, o come altre figure appunto come i Vicentini dell'Alto Piano, che Meneghello ha massacrato in maniera geniale nei suoi scritti, ma che Meneghello appunto parlava dei somari che si ritrovò in montagna, insomma, lo faceva con la sua ironia, sagace, intelligente, forse un po' cattiva, ma resta il fatto appunto che già lui, in maniera sicuramente più acuta, individuava come ci fossero sostanzialmente anche delle culture politiche, delle mentalità che si incrociavano nel movimento resistenziale. Quindi, diciamo che appunto il Veneto non è l'unico caso di studio che potevo scegliere, ma non erano in fondo così tanti i casi che avevo a disposizione, nel senso che sebbene i cattolici della resistenza ce ne furono ovunque, non ovunque abbiamo avuto significative formazioni partigiane autonome legate al mondo cattolico. Sicuramente la prima volta in Lombardia, quello poteva essere un altro caso, quello delle Fiamme Verdi, ma un'altra motivazione riguarda lo specifico appunto di quella regione dal punto di vista della storia del cattolicesimo politico e del radicamento della Chiesa, che mi permetteva fondamentalmente di provare a fare dei ragionamenti di lungo periodo. Cerco di entrare nel merito, insomma, come ho già un po' accennato, penso che studiare i cattolici la violenza resistenziale e cercare di farlo come ho provato a farlo io non significa diciamo affrontare un aspetto minore della resistenza, ma significa a mio parere provare a riflettere sulle dinamiche grandi, quelle che riguardano per esempio il rapporto tra partigiani e violenza, utilizzando un punto di vista particolare. La domanda di partenza mi è stata suggerita dal più grande storico della resistenza, della moralità della resistenza, Claudio Pavone, cioè che è stato lui il primo a parlare dei cattolici come di coloro che cercavano di fare un uso non colpevole delle armi. E il mio punto è stato quello di capire se e come, in questo senso permettendomi, diciamo, di aggiungere qualche elemento, se e come sono intervenuti i tradizionali meccanismi di autorizzazione dell'uso della forza in un'esperienza nella quale i cattolici, sottolineo, esattamente come tutti gli altri, hanno preso parte in autonomia, hanno scelto, cioè, di partecipare senza essere autorizzati, obbligati o autorizzati dall'autorità statuale, ma anzi, come sapendo, andando contro l'autorità statuale, e dunque, e questo è un punto centrale, senza potere della legittimazione dello Stato detentore del monopolio della violenza. Un punto che riguarda tutti i combattenti, ovviamente, ma per quanto riguarda lo specifico dei credenti, la questione, sappiamo, era particolarmente spinosa. Ho scelto di focalizzarmi quindi su un conflitto che i cattolici hanno combattuto senza poter contare né sull'autorizzazione dello Stato, né con quella dei loro pastori, anzi addirittura in molti casi come quello padovano e vicentino, ma di questo non sono un'eccezione, andando contro la gerarchia, pur sapendo naturalmente che la gerarchia anche in quella sede cercò di giocare una partita su più tavoli. In ogni caso parliamo di uno stato di eccezione rispetto alla tradizione sulla guerra giusta, rispetto a quello che era stato insegnato su come si combattevano le guerre,
una condizione in cui i cattolici dovevano darsi da soli una giustificazione della scelta dell'eredità e poi della lotta armata, e quindi le regole per combattere concretamente. Proprio in questi momenti eccezionali, cioè fuori dalle regole della guerra tra eserciti, è possibile, secondo me, osservare le culture politiche, le mentalità, le pedagogie nella lingua. Per me è un libro centrale, un altro lavoro a cui faccio molto riferimento, quello di Francesco Piva, sulla pedagogia della violenza, uccidere senza odio nella nazione cattolica. Ecco, per cercare di capire come tutto questo venga fuori, anche nelle biografie, lo ricordava Paolo, dei singoli combattenti, uno stato di eccezione come quello era il momento ideale. Non torno su questioni che tra l'altro conoscete benissimo e che riguardano, diciamo, l'atteggiamento complessivo dell'Episcopato, della Santa Sede dell'Episcopato in questo contesto, peraltro appunto lo faccio il più possibile nel libro. E sapete bene anche naturalmente che, diciamo, anche nel mio lavoro ho cercato di essere accorto nell'individuazione dei soggetti e delle categorie. Quando parlare di cattolici nella resistenza, uno potrebbe giustamente obiettare, cioè tutti, nel senso chi non lo era, no? Ecco, il punto naturalmente, infatti, è quello di cercare di capire sostanzialmente, e questo tra l'altro è un punto interessante, ma c'è, cioè, nel mio caso quello che volevo capire sostanzialmente è come si comportarono quei militanti dell'associazionismo cattolico, quelle biografie legate fortemente alla cultura politica cattolica che, dopo il ventennio del regime, avevano comunque continuato a militare, in realtà, ma nell'Azione Cattolica, che era una struttura molto particolare da questo punto di vista, per poi ritrovarsi, diciamo, di nuovo nella politica, diciamo, lanciati nella libertà di scelta e nel libero arbitrio. Inoltre, non dimentichiamo, è quei cattolici, aggiungo, che diedero vita, quindi a formazioni, che erano formazioni che si definivano autonome, e qui, secondo me, andrebbe anche riaperta questa discussione sulle brigate autonome, nel senso che sappiamo che universo molto particolare, ancora dobbiamo secondo me lavorare per decrittarlo, comunque formazioni autonome che, come ho potuto verificare con le fonti, avevano comunque un legame molto stretto al mondo cattolico, alla gerarchia in questo caso. Questo per esempio è il caso sicuramente di un brigata come la Mazzini, che peraltro si chiamava Mazzini, eppure essendo assolutamente una brigata molto legata al mondo cattolico, che sceglieva di chiamarsi Mazzini in competizione con Garibaldi, proprio perché, sapete meglio di me, sono anche su cui si assumono simboli sui quali si apre anche una partita di significazione. Insomma, vado avanti perché le cose effettivamente sono tante, ma quello, diciamo, la dimensione che mi è interessato approfondire è stata quella di capire tanti livelli di questo ragionamento. Una sicuramente, per esempio, è quella anche delle motivazioni dei simboli e della loro mentalità. Vado un salto un po', diciamo appunto che sulla questione delle mentalità e delle motivazioni invece, diciamo, mi sono potuto muovere anche sulla biografia un pochino più solida in questo caso. Faccio anche quest'altro appunto, quello che ho cercato qui, dice, è stato ricordato giustamente all'inizio, che noi abbiamo una bibliografia, aggiungerei, massiccia sulla questione dei cattolici della resistenza. Pensiamo soltanto ai volumi promossi dall'Istituto Luigi Sturzo nel 1995, sono volumi fondamentali, alcuni saggi sono stati per me illuminanti, penso soprattutto a quelli di Francesco Traniello che mi aprono e mi danno il segno, ma come del resto lo stesso, diciamo, penso Traniello mi riconoscerebbe, ho il piacere di parlare con lui. Il problema è quello, in quei volumi, è che c'è sempre stata una ritrosia anche da parte, diciamo, degli studi ad affrontare il problema della violenza agita dei cattolici, cioè si è sempre sottolineato quello che era il tema del dare la vita, si è insistito molto sulla dimensione martirologica. Grande è stato, diciamo, il cantiere degli studi sulla resistenza non armata, ma la riflessione che ho cercato di fare, grande e importante, ma la riflessione che ho cercato di fare, in qualche modo, da questo punto di vista, secondo me, andava a mettere un po' anche l'attenzione su un aspetto non casualmente poco indagato, anche perché difficile da affrontare da tutte, diciamo, le scuole storiografiche che si sono mosse, quello della violenza agita. Da una parte, perché ciò significa riconoscere che i cattolici hanno partecipato alla guerra civile, e voi sapete bene quanto questo punto è stato complicato da accettare, non soltanto per la storiografia del movimento cattolico, direi, cioè il Balbone ne ha saputo molto, ne ha pagato anche appunto
le spese, ma ha sicuramente un grosso difficoltà da parte del movimento cattolico. E quindi, così come dall'altra parte, spesso e volentieri diciamo, altre correnti storiografiche hanno liquidato facilmente determinati problemi di pedagogia della violenza con categorie liquidatorie, come quella di attendismo, come quella di resistenza passiva, che poi peraltro non reggono alla prova delle fonti, perché se andate a vedere poi come si comportarono effettivamente i partigiani della Mazzini, l'attendismo non c'era assolutamente niente. Così come se poi rivolgete l'attenzione invece a quelle formazioni come la Guido Negri, che invece svolsero effettivamente una guerriglia più fondata per sabotaggi, allora lì l'accusa di aver praticato una violenza, una resistenza meno efficace, militarmente meno efficace, è un'accusa, diciamo, è un'osservazione assolutamente fondata, soprattutto se paragonata all'attivismo garibaldino, soprattutto se paragonato al battaglione Spalviero, ma e questo è il punto, c'è tutta la documentazione fatta di diari, di lettere, che ci permette di capire anche perché sostanzialmente si riteneva, per esempio, che determinate pratiche come quelle dei gabbisti fossero sostanzialmente pericolose o comunque difficilmente legittimabili o accettabili dalla prospettiva di guerra giusta. Chiudo appunto dicendo, visto che sono appunto alla fine, che ho lavorato per cercare di mostrare tutto questo su vari livelli, molto importante sotto lo studio della stampa clandestina, grazie al PAR peraltro che mi ha permesso di accedere a una banca dati digitalizzata straordinaria, e la pubblicistica clandestina ben mostra tutte le riflessioni teoriche che vi ho illustrato. Ho lavorato anche sui diari delle formazioni partigiane e le relazioni post-belliche, che ho cercato naturalmente di affrontare sapendo che tipo di testi avevo in mano, cioè testi fondamentalmente scritti nell'immediato dopoguerra per dare un certo tipo di rappresentazione, ma che se incrociato con la migliore storiografia, se incrociato con altri tipi di fonte, ci permette effettivamente di ragionare bene su vari livelli del rapporto tra rappresentazione e prassi. Il libro si chiude parlando del dopoguerra, perché è nel dopoguerra ovviamente che tutto ciò trova una sua canonizzazione. Da una parte appunto anche diciamo i termini che sono stati giustamente descritti come guerra della memoria. Chiudo solo veramente con un appunto. Quello che ho cercato di fare vedere, anche lavorando sui martirologi, anche lavorando su questi materiali della memoria del dopoguerra, è che al di là della polemica politica che ben conosciamo, rossi, bianchi, nel quadro della guerra fredda, in questi testi si può ritrovare anche sinceramente una diversità nel modo di intendere l'eroismo. Due canoni diversi dell'eroismo, quello diciamo che conosciamo tutti, che chiamerei laico, ma che è soprattutto garibaldino naturalmente, e quello cattolico, dove abbiamo questa figura del partigiano che non ha mai sparato un colpo, che per noi è assurdo, cioè il partigiano è il partigiano che non ha mai sparato un colpo. È un partigiano che non vuole combattere? No, è il partigiano che non ha affatto optato per la non violenza, ma che si è distinto per la sua capacità di uccidere solo quando necessario, di non farlo quando lo desiderava o di farlo quando doveva e magari non avrebbe voluto. Un profilo quindi antagonista, ma che prima per definirsi per opposizione si ispirava a un certo retroterra culturale del militarismo cattolico. Ecco, nella mia interpretazione, anche per comprendere queste dinamiche del dopoguerra, anche comprendere queste contrapposizioni del dopoguerra, bisogna partire anche da qui, perché non è possibile spiegare certe distanze di mentalità soltanto in chiave politica. A fare la differenza sono le culture, e sono da ricercare anche in queste distanze le ragioni dello scontro successivo. Grazie. Credo che anche nel poco tempo a disposizione Alessandro ci abbia fornito la prova di quanto complessa e su vari piani sia la sua analisi, devo aggiungere che un'analisi anche fondata su una conoscenza di fonti archivistiche varie molto meritevole, perché appunto è andato a cercare archivi in varie parti del Veneto, e questo gli ha consentito di intrecciare i piani. C'è spazio, credo, per qualche domanda. Prego. Su Parri. Io ho una visione di Parri legata al mio antifascismo degli anni 70 e 80.
sempre visto Parri come un intellettuale repubblico. Non ho mai trovato una patria dove alloggiare le vite. E nonostante non abbia sempre condiviso le sue scelte politiche, però questo me lo rendeva simpatico. Ma me lo rendeva prezioso soprattutto un altro aspetto di Parri, che era quello che aveva sottolineato poco fa del suo assoluto antifascismo, sul quale non ha mai ceduto fino agli ultimi giorni della sua vita. E questo lo rendeva veramente molto importante, anche per chi non condivideva le sue posizioni, i suoi collocamenti, le sue collocazioni. Ecco, io a proposito di questo antifascismo, mi sembra proprio un campo che mi dedicherebbe molta attenzione. Volevo chiedere, qual fu l'atteggiamento di Parri nell'immediato dopoguerra, quando ci fu la liquidazione un po' spiccia, con molte assunzioni, con molte anche attribuzioni molto importanti di ex fascisti, assai importanti. Ecco, quale di Parri rispetto a questo atteggiamento che avrebbe un po' in generale tutta la politica, se non riesce a capire. Vogliamo vedere se c'è qualcos'altro, li mettiamo insieme, se poi non c'è, va bene. Ma... Prego. Io dopo solo per salutare e ringraziare il Parri. Allora venga a farlo qui. Venga a farlo qui adesso, perché c'è. Va molto piacere. Ovviamente io sono Ferruccio Parri, sono di Bologna e ringrazio moltissimo Parri per tutti i quattro seminari che ci sono stati, 18 e 19, e quello, per questo bellissimo libro sono felice e davvero emozionato. E, rappresento oggi la famiglia, rappresento la famiglia quasi di tutti, la famiglia della sorella, figli, nipoti e nipoti di miei genitori. E che dire, ringrazio molto il professor Papanchi in particolare, mi è piaciuto quello che ha detto sulla longevità politica del nostro. Effettivamente ha avuto una vita politica lunga e l'ultimo episodio politico, la parabola finale, quello della sinistra indipendente, secondo me è importante. Perché lui intravede appunto nel Partito Comunista il perno della storia d'Italia, ma perché? Perché vede una democrazia bloccata e vede, rifacendosi proprio a quelle esperienze di una minoranza combattiva, ma sempre minoranza, minoranza intellettuale, capisce che è necessario allargare la base di consenso, anche perché poi bisogna portare spazio e voce a dei centri sociali che altrimenti non sarebbero rimasti, diciamo così, a palo. Ecco, io non voglio togliere spazio, ma ringrazio ancora la tua salute. Ci sono altre domande? Molto, molto rapidamente. Spero possa vedere il volume, perché la casa editrice, guardando un po' i testi, eccetera, ha scelto lei un'immagine che secondo me è straordinaria, divertente. Si vede un comizio politico per il 20° anniversario della Resistenza in provincia di Bergamo, e dietro, immortalato dal fotografo che non si è reso conto di cosa stava fotografando, lui andava avanti, c'è anche un divieto di sosta, un banalissimo divieto di sosta non normale, di quelli feroci, tutto scritto continua, cioè lì non ci si può mai fermare. Ecco, Parri, che io non ho conosciuto ovviamente, anche se sfogliamo l'astrolabio quando ero un po' più giovane, diciamo. E me lo immagino così, uno che non sta mai fermo, pur con la sua carattere schivo di non presentarsi forzatamente sul proscenio, anzi quando il più grande incarico che ha avuto
è stato penso anche il più grande dolore, cioè la presidenza del Consiglio dei Ministri, la prima presidenza del Consiglio dei Ministri di Stato Liberale. Quindi lei ha detto parli in repiedo, a questo punto il cartello contro la sosta continua mi sembra azzeccatissimo. E l'altro, che cosa ha fatto per il suo antifascismo? Appunto, ci sarebbe da parlare una vita. Il suo governo ereditava quanto aveva già fatto il governo economico precedentemente, ma lo rafforzò molto proprio sotto il profilo dell'epurazione. Se poi questa epurazione per una serie varia di ragioni non ha portato a quella defascistizzazione che sarebbe stata auspicabile, ricordo che comunque in Italia si è fucilato molto poco per fascismo rispetto a quanto si è fatto in Francia con Vichy, che pure è stata un'esperienza radicalmente, non meno radicale, ma certo molto completa. Ecco. Forse per questo non si è fucilato in Italia. Però, fatto sta, io non credo che Parri volesse fucilare, ma insomma è certo un'epurazione che scavasse sicuramente l'avrebbe auspicata. Le posizioni politiche non c'erano e quindi non si fece. Ecco. Poi il Parri che i giovani degli anni 60 e 70 hanno conosciuto, ormai avanti degli anni, ma fermo a questa valutazione positiva dell'antifascismo, è lo stesso Parri che con qualche anno in meno, nel 1949, quando vede che a Torino, che a Padova, che a Genova nascono degli istituti locali di storia della resistenza, comprende che in quel momento, stiamo parlando del 48-49, quando anche Parri ha fatto scelte enormemente divisive, no? Penso alla nascita della Fiat rispetto all'altro, ma in quel contesto lì pensa che la divisione nella memoria non è il tratto vincente. Anzi, la divisione nella memoria, il localismo nella memoria è il tratto perdente, e quindi decide di fondare un istituto nazionale che all'inizio intendiamo che era poco più che una stanza e tanta volontà, però senza quel segno non ci sarebbe stato un punto di concentrazione unitaria, diciamo così, delle tante memorie legittime, locali, delle tante memorie delle culture politiche diverse, tutte legittime, ma se non c'è un punto di condensazione, tutto questo alla fine crolla. E quella decisione, quello spinta, tanto più importante, in quanto l'Italia del dopoguerra, non fece quello che fu fatto in Germania, ad esempio, dove nella Germania nazista fu creato un istituto storico per la storia contemporanea, che è un modo elegante per dire per la storia del nazismo, della Germania sotto il nazismo, che fu sin dall'inizio enormemente finanziato, enormemente riconosciuto, ed è diventato oggi uno degli importanti centri di storia del XX secolo e della Germania nazista, ovviamente prima. Ecco, quel tipo di investitura che lo Stato tedesco, pur, attenzione, stato occupato dalle forze anglo nella parte diciamo occidentale, le forze franco-anglo-statunitense e dall'altra parte le forze sovietiche, beh, quell'investitura che c'è stata in Germania e in Italia, che pure si era liberata grazie agli alleati, alle forze alleate, ma grazie anche alla forza della resistenza, che in Germania non c'era in quella direzione. In Italia un'investitura di quell'istituto voluto da Parri non c'è stata. Allora tanto più importante la sua funzione di puntello della memoria dell'antifascismo che si svolgeva nelle sue tante attività politiche e pubblicistiche, ma che aveva alle spalle un istituto che, devo dire grazie a lui, sulla legge di riconoscimento del 1967, poi è diventato sempre più importante e fa queste iniziative in notturna, diciamo in orari gastronomici, non orari adatti alle presentazioni, perché è costretto a farlo, ma insomma facciamo anche altre cose. Tra cui per esempio il mio merito non esiste, questo è il merito dell'istituto. Ho sempre detto, anche di decenni a Paolo Pezzino,
che questa è una casa in cui quando le cose vanno bene dovrebbe andare a prendere il sito, quando vanno male dobbiamo prenderci la responsabilità. Io qui mi prendo solo il merito di aver sospinto un po', ma è stato l'istituto e questo insieme di studiosi a fare qualcosa di buono. Altre domande? Se non ci sono domande farei una breve domanda. No, la domanda è breve, la risposta deve essere breve, la domanda non è facile. Uno dei tratti distintivi con cui i cattolici si presentano alla resistenza è l'atteggiamento nei confronti delle popolazioni civili. Cioè noi non facciamo azioni che possano provocare una ricaduta sulla popolazione civile. Ora questo tema è un tema molto grosso, perché è un tema che ha alimentato poi in parte a seguito della reazione tedesca memorie molto divisive sulla resistenza. A me sembra, però vorrei da te una verifica, che però la divisione su questo tema non passi tanto tra cattolici e non cattolici. Certo, se noi pensiamo ai GAP, lì il tema della rappresaglia non veniva preso in considerazione, anzi dice Bocca nella sua storia della resistenza che a volte veniva quasi favorita per risvegliare popolazioni. Ma dalla mia esperienza io ho trovato per esempio completamente assente il tema della sicurezza delle popolazioni civili in formazioni militari. Perché? Perché i militari quando fanno la guerra mica si preoccupano se la bomba che va a colpire la stazione ferroviaria o la fabbrica poi uccide anche qualche centinaio di civili delle case che stanno lì attorno. Per cui alcune formazioni comandate da militari, e tanto più se erano militari stranieri, inglesi per esempio, se ne fregavano completamente della sicurezza delle popolazioni civili. Quindi secondo me lì il discrimine non so se sia tanto tra cattolici e non cattolici, piuttosto tra formazioni che agivano in zone dalle quali provenivano gli stessi partigiani, quindi erano più attenti a difendere il territorio, e formazioni che invece operavano in zone esterne e quindi erano meno sensibili a questa tematica. Ma difficilissima, però. Però in 5 minuti. Però, innanzitutto su questo tema naturalmente esistono decine di anni di studi oramai sulle stragi, quindi non ho, diciamo, su cui mi sono anche basato. Quindi posso rispondere effettivamente dicendo questo, magari, che a livello di retorica la distanza è profonda, nel senso che se andiamo a vedere le rappresentazioni, le riviste e successivamente la memoria realistica, allora invece questo tema del non bisogno provocare delle rappresaglie, il nostro obiettivo deve essere quello, o meglio, cerchiamo di dirlo bene. Tutti erano consapevoli che si potevano provocare rappresaglie, tutti erano consapevoli del fatto che la responsabilità delle rappresaglie era di chi le commetteva, e questo è un piano condiviso da tutti. E quello che poteva cambiare però era come sostanzialmente si agiva concretamente, e lì naturalmente sappiamo bene che il piano era complesso, e come si rappresentava il nostro agire. Se andiamo a vedere le rappresentazioni veicolate sulla stampa cattolica e la stampa autonoma, questo tema si trova spesso in maniera abbastanza trasversale. Quello di dire che il nostro punto di forza consiste nel dare meno motivi possibili per provocare una rappresaglia. A livello di pratica, l'osservazione che mi è stata fatta è assolutamente corretta. Infatti, anche nel mio caso, ho potuto verificare la stessa cosa. Se andiamo a vedere, per esempio, le formazioni dell'altopiano, quello che è importante è che sono formate soprattutto da parcelle dell'altopiano, e quindi quell'elemento è centrale. Laddove invece ci spostiamo in contesti di pianura, le cose diventano più complicate. Sicuramente nel contesto in cui ho studiato io, stiamo anche parlando di una resistenza molto composta in larga parte di autoctoni, e questo diciamo rende anche più complicato fare dei ragionamenti, perché bisognerebbe anche allargare ulteriormente il quadro, come chi studia le stragi da anni ha fatto. Ma sono, quindi direi, la risposta è, sono completamente, anche nella mia ricerca, nel suo piccolo, conferma interpretazione, bisogna comunque, ma la complica forse soltanto nella misura in cui si propone anche di interrogarsi
sul perché poi alla fine quei determinati discorsi, determinate rappresentazioni siano effettivamente diverse e perché determinate impostazioni poi complessive siano delle formazioni lo siano, per cui fondamentalmente effettivamente la brigata Guidolini agisce effettivamente in modo diverso della brigata Padova, pur operando esattamente nello stesso territorio e essendo composte in larga maggioranza da autoctoni, insomma, quindi è difficile quindi dare una risposta netta. Bene, grazie.